Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il venerdì 2 di aprile del 2021. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme, noi vogliamo continuare a leggere la parola del nostro Signore concludendo questa settimana con le nostre letture. Noi leggeremo oggi il capitolo 5 e il capitolo 6 di Numeri, ecco la parola del Signore. Poi il Signore disse a Mosè: ordina ai figli di Israele che mandino fuori dall'accampamento ogni lebbroso e chiunque ha gonorrea o è impuro per contatto con un morto. Maschi o femmine che siano, li manderete fuori. Li manderete fuori dall'accampamento perché non contaminano l'accampamento in mezzo al quale io abito. I figli di Israele fecero così e li mandarono fuori dall'accampamento, come il Signore aveva detto a Mosè, così fecero i figli di Israele. Il Signore disse ancora a Mosè: di ai figli di Israele, quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno, commettendo un'infedeltà rispetto al Signore, questa persona si sarà così resa colpevole. Dovrà confessare il peccato commesso, restituirà per intero il mal tolto, aggiungendovi un quinto, e lo darà a colui verso il quale si è reso colpevole. Ma se questi non ha parente prossimo a cui si possa restituire il mal tolto, ciò che viene restituito spetterà al Signore, cioè al sacerdote, oltre al montone espiatorio mediante il quale si farà l'espiazione per il colpevole. Ogni offerta elevata di tutte le cose consacrate che i figli di Israele presenteranno al sacerdote sarà del sacerdote. Le cose che uno consacrerà saranno del sacerdote, ciò che uno darà al sacerdote apparterrà a lui. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: se una donna si svia dal marito e commette un'infedeltà contro di lui, se uno ha relazioni carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito, se ella si è contaminata in segreto senza che vi siano testimoni contro di lei o che sia stata colta sul fatto, qualora lo spirito di gelosia si impossesse del marito e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata, oppure lo spirito di gelosia si impossesse di lui e questi diventi geloso della moglie che si è fatto non si è contaminata, quell'uomo condurrà la moglie dal sacerdote e porterà un'offerta per lei, un decimo d'efa di farina d'orzo. Non vi si spanderà sopra olio, né vi metterà sopra incenso, perché è un'oblazione di gelosia, un'oblazione commemorativa destinata, scusate, a ricordare un'iniquità. Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare in piedi davanti al Signore. Poi il sacerdote prenderà dell'acqua santa in un vaso di terra, prenderà pure delle polvere che è sul piano del tabernacolo e la metterà nell'acqua. Il sacerdote farà quindi stare la donna in piedi davanti al Signore e le scoprirà il capo e metterà in mano l'oblazione commemorativa, che è l'oblazione di gelosia, e il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che porta maledizione. Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà: se nessun uomo si è unito a te e se non ti sei sviata contaminandoti con un uomo invece di tuo marito, quest'acqua amara che porta maledizione non ti farà danno. Ma se ti sei sviata ricevendo un altro invece di tuo marito e ti sei contaminata, se un altro che non è tuo marito ti ha fecondata, allora il sacerdote farà giurare la donna con un giuramento di maledizione e le dirà: il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e di esecrazione in mezzo al tuo popolo, facendoti dimagrire i fianchi e gonfiare il ventre. Quest'acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e dimagrire i fianchi. E la donna dirà: amen, amen.
Poi il sacerdote scriverà queste maledizioni in un rotolo e le farà sciogliere nell'acqua amara. Farà bere alla donna quell'acqua amara che porta maledizione e quell'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrle amarezza. Il sacerdote prenderà dalle mani della donna l'oblazione di gelosia, agiterà l'oblazione davanti al Signore e l'offrirà sull'altare. Il sacerdote prenderà una manciata di quella oblazione commemorativa e le farà fumare sull'altare, poi farà bere l'acqua alla donna. Quando le farà fatto bere l'acqua che si è contaminata e ha commesso un'infedeltà contro il marito, l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. Il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi dimagriranno e quella donna diventerà un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo. Ma se la donna non si è contaminata ed è pura, sarà riconosciuta innocente ed avrà dei figli. Questa è la legge relativa alla gelosia per il caso in cui la moglie di uno si svia ricevendo un altro invece di suo marito e si contamini. Per il caso in cui lo spirito di gelosia si impossesse del marito e questi diventi geloso della moglie, egli farà comparire sua moglie davanti al Signore e il sacerdote applicherà questa legge integralmente. Il marito sarà immune da colpa, ma la donna porterà la penna della sua iniquità. Numeri capitolo 6. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro, quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di Nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche. Non berrà aceto fatto di vino né aceto fatto di bevanda alcolica. Non berrà liquori d'uva e non mangerà uva né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dagli acini alla buccia. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato, il rasoio non passerà sul suo capo, fino a che siano compiuti i giorni per i quali egli si è consacrato al Signore. Sarà santo, si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo. Per tutto il tempo che egli si è consacrato al Signore, non si avvicinerà a un corpo morto, si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua sorella. Non si contaminerà con loro alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato, egli è consacrato al Signore. Se uno gli muore accanto improvvisamente, il suo capo consacrato rimane così contaminato, si raderà il capo il giorno della sua purificazione. Se lo raderà il settimo giorno, l'ottavo giorno porterà due tortore o due giovani piccioni al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno. Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto. Farà per lui l'espiazione del peccato che ha commesso a motivo di quel morto. In quel giorno stesso il Nazireo consacrerà così il suo capo. Consacrerà di nuovo al Signore i giorni del suo nazireato e offrirà un agnello dell'anno come sacrificio di riparazione. I giorni precedenti non saranno contati perché il suo nazireato è stato contaminato. Questa è la legge del suo nazireato. Quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà venire all'ingresso della tenda di convegno. Egli presenterà la sua offerta al Signore, un agnello dell'anno senza difetto per l'olocausto, una pecora dell'anno senza difetto per il sacrificio per il peccato e un montone senza difetto per il sacrificio di riconoscenza. Un paniere di pane azimi fatti con fior di farina di focace, intrise d'olio, di gallette azime, unte d'olio insieme con l'oblazione e libazioni relative.
Il sacerdote presenterà quelle cose davanti al Signore, offrirà il suo sacrificio per il peccato e il suo olocausto. Offrirà il montone come sacrificio di riconoscenza al Signore con il paniere dei pani azimi. Il sacerdote offrirà pure l'oblazione e la libazione. Il Nazireo si raderà il capo consacrato all'ingresso della tenda di convegno, prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote prenderà la spalla del montone quando sarà cotta, una focaccia azima dal paniere, una galletta azima e lo metterà nelle mani del Nazireo, dopo che questo avrà raso il suo capo consacrato. Il sacerdote le agiterà come offerta agitata davanti al Signore. È cosa santa che appartiene al sacerdote. Insieme al petto dell'offerta agitata e la spalla dell'offerta elevata. Dopo questo il Nazireo potrà bere vino. Tale è la legge relativa a colui che ha fatto un voto di nazireato. Tale è la sua offerta al Signore per il suo nazireato, oltre a quello che i suoi mezzi gli permetteranno di fare. Egli agirà secondo il voto che avrà fatto, conformemente alla legge del suo nazireato. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aarone e ai suoi figli e di loro. Voi benedirete così i figli di Israele, direte loro. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Parola del Signore. È meraviglioso poter arrivare al venerdì e leggere questa benedizione araonica che il Signore ha dato a Aarone e a Mosè e che noi possiamo chiedere che la benedizione, la potenza, la luce del Signore sia sopra la nostra vita. Sono davvero contento che possiamo leggere la parola, parola che riempie il nostro cuore, che illumina e che benedice la nostra vita. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio nel Signore, augurandomi che noi possiamo leggere la parola di Dio il prossimo lunedì nel nome di Cristo Gesù. Che il Signore ti benedica per la sua gloria.